già la benzina l'abbiamo fatta. Cazzo, 10 euro in mezzo serbatoio. Cos'è successo? Quindi, ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sul canale Penny Wheels. Oggi giro di coppia, con me c'è Diego, CBR 1000R, Fireblade. Sarà un video probabilmente molto 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 corto. Facciamo un passo e basta. Anche se oggi è oggi? Vabbè, è un sabato e io ho messo la folle. Perfetto. Finalmente le regioni hanno aperto i confini. Questo non sa stare al mondo. Lo passo che è meglio. E ovviamente quale passo potevamo fare se non la Raticosa? Il carnevale. Infatti non andiamo sulla Raticosa, andiamo sul carnevale. Che strano, cioè, perché il carnevale, raga. Carnevale, quanto tempo è che non ve lo porto il carnevale? È dai tempi del CBR che non vi porto il carnevale. La strada che sta facendo Diego non mi piace, credo che ci stiamo dirigendo verso il Monticino. Ti venisse, io lo odio il Monticino, non so perché, ma mi sta enormemente sul cazzo. Che non è un passo, è un monte piccolino, un Monticino. Però la strada è... se... sto coglione, ma... imbecille, faccia di cazzo. Ma veramente, in sti giorni non so che cazzo. Ciao, grazie. Non so che cazzo ha la gente, veramente. Io, cioè, quest'altro che ti taglia la strada, poi io l'ho ripreso, te lo dico. Comunque, se ti facevi falciare, facevamo 15.000 iscritti. Vabbè, il problema è che aveva ragione lui. Allora ammazziamo la gente perché questo aveva ragione. Quindi io mi sento in dovere di dire che oggi andremo proprio in punta di piedi in giro. È veramente, è diventato un dramma ormai girare in moto. No, Diego, il Monticino, perché il Monticino? Ti odio. E qua inizia il Monticino. Brutta roba il Monticino. E tra l'altro i primi giri in moto che facevo, quando ancora non avevo aperto il canale YouTube, spesso e volentieri li facevo proprio con Diego, che mi insegnava un attimino le traiettorie, come gestire il freno, tutto. Ora che ho la Z900 sarò migliorato? Avrò imparato qualcosa? Ho un sentore che mi dice di no. Che strada di me. Eccolo. Dislivelli, buche. Porca. Che con il 250 non ho fatto questa strada, sennò la prima curva era a terra io. Oh, ma tutti sti ciclisti. E sta stradina qui, asfalto nero, la 1 bianca, falciamo i ciclisti, ciclo idioti. Perché non riescono a stare in fila? Perché non ce la fanno? Ci riescono le bacche, ci riescono gli insetti, perché voi no? Porca boia, se è brutta questa. Ma falciali, qual è il problema? Eccolo! In coda! Santa Ma! Ok, quindi, porca boia. Caffè l'abbiamo preso, CBR l'abbiamo provato, non resta che fare carnevale e poi via verso Ravenna. Certo che passare da un CBR a una Z900, si sente la differenza, eh. Oh, eccoci qui, passo del carnevale. Quanto tempo era che non mi facevo sto passo. Sì, ha ragione Diego, devo indurire di più la forcella. Vabbè, non dà fiducia. Che bello! Qui hanno riasfaltato tutto poi! Il carnevale era tutto distrutto! Chissà se c'è ancora quel pezzo sterrato! Che c'era un pezzo lì, qui nel carnevale, che era proprio tutto ghiaia! No, vabbè! Col caccia ancora! Certo che un cartello glielo potevano lasciare, eh! Mi ricordo che c'era. Piano, ok. È incredibile, hanno asfaltato mezzo passo e quel tratto è ancora lì così. Ma perché, mi chiedo anche? Ui! Scusa, sei Speedy Wheels? Buongiorno. Buongiorno. Ma vi pigliasse sete. Ma che cazzo è successo là? Ma hai visto? È crollata la strada! Non ci posso credere! Ma davvero? No, cioè... guarda qui che cazzo di roba!
E come sei sexy. Quindi ragazzuoli, noi siamo quasi arrivati a Brisighella. Io direi che per questo video è tutto. Mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanellina degli avvisi per rimanere sempre aggiornati sulle uscite future dei video. Seguitemi anche su Instagram e noi come al solito ci vediamo al prossimo video. Ciao, grazie.